Questa riflessione in me è stata anche guidata da una lettera che Suor Lucia mi scrisse. This reflection of mine has also been inspired by something that Sister Lucy wrote to me. Nel 1981 sono stato chiamato dal Papa Giovanni Paolo II a fondare l'Istituto per Studi sul Matrimonio e la Famiglia. In 1981, Pope John Paul II called me to found the Institute for Studies of Marriage and the Family. Gli anni seguenti sono stati molto difficili. Were very difficult. Molte persone dentro e fuori la Chiesa. Many people within and outside of the church non volevano quell'istituto. Did not want this institute. Per la proposta culturale che faceva. Because of the cultural proposal it brought forth. Poiché l'istituto Giovanni Paolo II è dedicato alla Santa Vergine di Fatima. Since this institute, John Paul II, is dedicated to Our Lady of Fatima, in un momento molto difficile per me, come preside, in a very difficult moment for me as headmaster, ho scritto una lettera a Suor Lucia, I wrote to Sister Lucy, chiedendo semplicemente asking her di pregare per l'istituto, asking her simply to pray for the institute, dicendo anche che non attendevo la risposta. And saying also that I did not expect an answer. Con mia grande sorpresa, to my great surprise, dopo alcune settimane, a few weeks later, attraverso il vescovo di Leira, il vescovo di Lucia, through Sister Lucy's bishop, the bishop of Leira, Suor Lucia mi ha risposto. She answered me. Di quella lettera, di quella lettera ricordo e non dimenticherò mai più nella mia vita I will always remember something le ultime parole della lettera. I will always remember, I will never forget in my whole life the last words of this letter. Parole che si sono scolpite proprio nel mio cuore. Words that are engraved in my heart. Esse dicevano. They were. Verrà un momento in cui lo scontro decisivo fra Cristo e il regno di Satana sarà il matrimonio e la famiglia. There will come a time when the decisive confrontation between the kingdom of God and Satan will take place on the issue of marriage and the family. Coloro che lavoreranno per il matrimonio e la famiglia subiranno tribolazioni e persecuzioni. Those who are going to work for marriage and the family will undergo trials and tribulations. Ma, si rivolgeva a me, padre, lei non abbia paura, perché Nostra Signora gli ha già schiacciato la testa. But she said, Father, to me, do not fear, because Our Lady has already crushed his head. La mia riflessione, queste pagine, sono nate da anche da queste indimenticabili parole di Suor Lucia. My reflection in these pages is also
based on these words by Sister Lucy. E quindi dalla convinzione che ciò che Lucia diceva allora ai nostri giorni si sta compiendo. And therefore on the conviction that what Sister Lucy said in those days is being fulfilled in these days of ours. Grazie della vostra attenzione. Thank you for your attention.